Guardare al futuro è fondamentale, ma non bisogna sottovalutare i grandi classici del passato, giochi che all'epoca della loro uscita sono stati in grado di fissare nuovi standard qualitativi. Oggigiorno proliferano i remake dei capolavori delle scorse generazioni e mentre attendiamo ritorni di un certo spessore, la nostra mente ha già iniziato a fantasticare, immaginando quali opere sarebbero perfette per un rilancio. Di seguito vi proponiamo quindi i 5 remake più ambiti dalla redazione di EveryEye.it e non dimenticate di farci sapere nei commenti quali sono i vostri sogni nel cassetto. Chrono Trigger non è solamente una delle massime incarnazioni del genere JRPG, ma anche uno dei più grandi videogiochi che siano mai stati realizzati. Sin dal suo esordio su SNES nel 1995, il capolavoro di Squaresoft, oggi Square Enix, ha conosciuto un numero esponenziale di conversioni, dall'edizione PlayStation fino a quella per Nintendo DS, passando per le versioni iOS, Android e PC. L'immortale avventura di Chrono MR conserva oggi una profondità invidiabile, capace di reggere il confronto con gli esponenti più moderni della stessa categoria. Chrono Trigger è perfettamente godibile ancora oggi, eppure non ci dispiacerebbe mettere le mani su un remake che riveda integralmente il comparto grafico, magari ricostruito con il motore di Dragon Quest XI. Siamo consapevoli che rimaneggiare un titolo del genere potrebbe essere quasi un sacrilegio, specialmente se si intaccano i capisaldi del gameplay. Ma dal canto nostro non ci aspettiamo certo una rivoluzione del sistema di gioco, ma vorremmo rivedere quel glorioso battle system appositamente riadattato alla terza dimensione. L'importante è che l'eventuale remake non cambi la sceneggiatura originale nemmeno di una virgola. Il prossimo gioco della nostra lista dei desideri è Tombi, uno dei platform più rappresentativi della prima PlayStation. Grazie ad un divertimento senza fine e dal continuo senso di scoperta, il gioco seppe conquistare le simpatie del pubblico e della critica, merito anche di un tocco artistico brillante e di soluzioni ludiche ispirate al genere dei Metroidvania. Tra missioni opzionali, sequenze di puzzle solving ed una progressione scandita sempre da nuove abilità, le peripezie del nostro selvaggio eroe dei capelli rosa sono riuscite a ritagliarsi un posto nel cuore di molti appassionati. Tombi non è certo un titolo invecchiato nel migliore dei modi, e i controlli d'altri tempi rischierebbero di scoraggiare gli utenti più giovani. Riproporlo con una sostanziosa rinfrescata in alta definizione potrebbe non essere del tutto sufficiente, e sarebbe forse più adatto un remake che ripulisca a dovere la formula originale. Ci piacerebbe assistere insomma ad una rivisitazione simile a quella vista con Wonder Boy nel Dragon's Trap, ossia una rivernicetura visiva che mantenga comunque inalterata la bellezza della versione originale. Il tempo non è stato clemente con la serie Time Splitters. Nonostante abbia portato ben 2 sequel, lo shooter di Free Radical Design non ha avuto gran fortuna negli anni a venire. Una proprietà intellettuale perduta nella memoria, rimasta nel ricordo di chi ebbe il piacere di cimentarsi in quel mondo bizzarro, folle e terribilmente spassoso. Il punto di forza del brand non consisteva certo nelle sue meccaniche sopraffine o rivoluzionarie, ma nel suo focus sulla componente multiplayer e in una direzione artistica che sfruttava, a meraviglia, il pretesto dei viaggi temporali. Allo stato attuale il marchio è nelle mani di Crytek, mentre un remake semi-amatoriale intitolato Time Splitters Rewind è in lavorazione dal 2012. Peccato solo che al momento si siano perse le tracce del progetto, che lo studio tedesco abbia deciso di riconvertire quest'opera non ufficiale in una rinascita a tutti gli effetti della saga? Legacy of Kain, una delle saghe più apprezzate dalla generazione degli anni 90, merita senza dubbio una seconda possibilità. Di certo si troverebbe a suo agio in un periodo nel quale gli action adventure in single player stanno vivendo una seconda giovinezza. Soul River potrebbe magari tornare sotto la luce dei riflettori grazie ad un remake per mano dei suoi creatori originali, quei Crystal Dynamics che, salutando il reboot di Tomb Raider, dovrebbero risuscitare anche un altro dei personaggi più iconici dei videogiochi. Il suo indimenticabile fascino gotico e il suo level design a cavallo tra il mondo materiale e quello spettrale farebbero scuola a molte avventure attuali. E magari una simile rinascita comporterebbe anche la ripartenza dell'intera serie. Ancora oggi i fan chiedono a gran voce il ritorno di Regina e dell'isola infestata dai dinosauri. Dino Crisis fu un titolo coraggioso, frutto della sperimentazione di Mikami tra un capitolo e l'altro di Resident Evil, eppure fu capace di conquistare l'immortalità nei ricordi degli appassionati. Oggi Capcom sta riscoprendo la potenza dei suoi brand e dopo aver riportato in vita Mega Man, Resident Evil 2, Devil May Cry e perfino Onimusha, la community resta in attesa di sentire il terrificante ruggito del T-Rex nell'epoca moderna. Certo, ammodernare una serie come Dino Crisis non sarà un compito semplice, ma dopo gli ultimi lavori dell'azienda di Osaka siamo certi che un remake in chiave moderna abbia tutte le carte in regola per riuscire nell'impresa.
Si conclude qui la nostra lista dei desideri. E voi? Quali grandi ritorni vorreste vedere? Prima di rispondere però, ricordate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per unirvi a deviriai.it e restare sempre aggiornati sui nuovi video.